così siamo arrivati agli ultimi 8 minuti di gioco tra SNC Enel Civitavecchia e Team Group Arechi Salerno, punteggio 5 pari, con Civitavecchia costretta a inseguire 4 volte su 5. Adesso conquista la palla al centro senza problemi Castello, 3 tiracci da fuori, 2 di Zanetti, c'è uno di Simeoni, lo scade finire dei 3 tempi, mettono in parità la partita, ma grandi problemi per Civitavecchia che non riesce ad attaccare in maniera tranquilla. Ancora Zanetti, si prova a tiraccio da fuori, lo stato viene ribattuto dall'avversario, ma recuperiamo ancora i 30 secondi di possesso palla, adesso che arriva il pallone dentro Romiti, non viene fischiato nulla, per cui la palla torna tranquilla tranquilla nelle mani dei Salerno. Palermo, scortiere avversario con la palla in mano, adesso riceve il numero 5 in Baviera, di lui c'è Romiti, arriva una palla dentro, poi c'è Simeoni che la va a recuperare, possiamo andare via, vediamo se c'è la ripartenza, questa già coperta Salerno, per cui dovremmo andare a manovrare senza trovare sovrannumeri, ma perdiamo il pallone, attenzione adesso c'è il sovrannumero avversario, uscito in posizione 1 l'avversario che aggancia, poi c'è Zanetic che lo va a togliere, ruba il pallone dalle mani, ridà il pallone, azione di arbitro bianco che non fischia né il fallo né la palla al Civitavecchiese, gli dà solo una rimessa alla squadra avversaria, prova il tiro, quest'altro è visto che si oppone, attenzione, prendiamo lo strappo avversario e quindi recuperiamo il pallone in difesa, bisogna accelerare per andare subito in vantaggio, la palla rimane nelle mani di Luscio, adesso arriva a Castello, Castello in posizione 1 che scende, si ferma, qui si sente la mancanza di Gianluca Moderoni con le sue sgroppate improvvise che creavano i sovrannumeri, adesso Simeoni, andiamo a stringere l'assedio avversario, Simeoni prova il tiro ma Palermo, esaltato dalle due o tre parate che è riuscito a fare all'inizio, continua a sfoderare interventi positivi adesso su Marković, prende a chiudere, c'è il sovrannumero avversario in posizione 1, si è fatto trovare impreparato Iula e adesso va a coprire su Marković, ancora Marković e Iula che ha recuperato la posizione, vediamo il fallo semplice, attenzione che ha detto c'è Chiarelli, il tiro di Marković questa volta è dentro i 5 metri, l'arbitro annulla il gol, selezione uguale a prima dove invece prima l'ha dato, adesso c'è Zanetic, possesso di palla, andiamo dentro, il pallone arriva a Romiti, palla però slitta sull'acqua ed è Palermo che la va a recuperare, quindi ancora la situazione confusa, ma palla recuperata da Salerno, a 5.38 siamo sul 5 pari, Marković, pallo in attacco da parte di Ruocco che ha spinto sul Castello, palla rimane nelle mani di Civitavecchiese con Visciola, ancora Visciola con la palla in mano, allora adesso è arrivato a Iula, siamo a metà vasca esatta, ancora Iula con il pallone, ora il terzo Simeoni, ancora Iula, siamo a 5.11 dal termine, mancano ancora 9 secondi per il possesso palla, arriva il pallone sotto, l'arbitro non fischia, Simeoni perde il pallone, ha fatto un colpo al volto, comunque ritorna subito indietro, siamo finiti sotto i 5 minuti, il tempo è sempre più tiranno, veniamo in parità e attenzione alle improvvise ripartenze avversarie, anche qua c'è il sovrannumero in posizione 5, il tiro e il gol, tiro il gol di Baviera che rompe e Baviera in ripartenza che porta su 5-6 la squadra ospite, quindi ancora un mancato fallo, mancata conclusione al centro, rimaniamo scoperti, sovrannumero avversario, nuovo vantaggio ospite a 4 minuti e 44 secondi dal termine della gara, è la quarta volta. Torna in vantaggio Salerno, si
si recchia sotto di un gol, 4 minuti e mezzo e poco più per recuperare e cercare di portare a casa punti importanti per difendere il primato in classifica. Zanetic, 2-3 finte, adesso c'è Castello, 2-3 finte, Castello, la palla a schizzo, tiraccio, una scelta non buona da parte del mancino Ciro del Chiesa, troppo centrale per trovare in difficoltà la difesa avversaria, in questo caso non abbiamo trovato neanche la porta. Autore del gol, del vantaggio ospite Baviera, il numero 5. Tira la palla dentro, c'è l'intervento bello in anticipo difensivo da parte di Jula. Viscio, 3.50, meno di 4 minuti per mettere a posto questa partita stregata per adesso per il Civita Vecchesi. Jula, Andrea Muneroni, ecco Jula che prova a forzare dentro, adesso arriva il pallone sotto, guadagniamo l'espulsione su Romiti, va via al 5 che è Baviera. Siamo a 3.43, abbiamo l'uomo in più, per adesso ne abbiamo sbagliati 4. 5 zone sbagliate, 0 su 5, vediamo questa ancora fregata la porta, Romiti è andato a sbattere sul corpo di Palermo, rimaniamo con l'uomo in più per qualche, ancora qualche secondo, dobbiamo andare a verificare la situazione, prova ancora Toschi, ecco che rientra l'uomo avversario, Zanetic, il pallone ancora Zanetic, la palla viene nuovata. Zanetic, il pallone arriva a Foschi e Foschi che non prova a tirare ma prova a rigiocare, ci abbiamo 30 secondi tutti in attacco con la palla in mano ma siamo già scesi sotto i 3 minuti e siamo sotto di un gol, Andrea Muneroni, fallo in attacco questo a Romiti, perdiamo l'opportunità anche di tirare, non solo, quindi abbiamo... su 6 sulle zone e adesso Salerno prova a giocare a rallentatore cercando di portare a casa un risultato positivo, per adesso ai 3 punti della gara, poi c'è stata ancora una spinta su Andrea Muneroni, poi sotto c'è Castello, c'è Zanetic che va a lottare con gli altri, 5 secondi al termine, Civita Chiesi si portano tutti avanti, butta via il pallone la squadra avversaria, andiamo avanti, c'è solo Andrea Muneroni, adesso Muneroni, ancora Jula, è una partita che si incattivisce, ecco lì che ancora partita che va a finire a botte, la rissa è totale, attenzione, attenzione perché rissa totale in acqua, colpi proibiti, vediamo poi le decisioni dell'arbitro, tutti in acqua i giocatori Civita Vecchiesi, c'è una sostituzione per parte, espulsione o sostituzione per parte. 11 piano, 12, quindi va fuori Andrea Muneroni e espulso Andrea Muneroni ovviamente con sostituzione insieme a un giocatore del Salerno, siamo a 2.27 dal termine, siamo sotto di un gol. Quattro nero, quindi Ruocco. Doppia espulsione decretata dall'arbitro Bianco. Non abbandonano il piano vasca gli espulsi, che devono andare dentro. Espulsi anche altri due dirigenti presenti sul piano vasca, Leopardo e Parenti, rimaniamo con la palla in attacco, abbiamo l'uomo in più per qualche decimo, ancora per 7-8 secondi, ma siamo sotto di un gol,
Castello, ancora Zanetic, non arriva ancora a Castello, palla arriva dentro, prendiamo ancora l'espulsione. Ovviamente non viene dato, l'espulsione del numero 9. Però adesso il bianco deve essere, c'è l'uomo in più, doppio uomo in più per il Civitavecchia, deve manovrare, gol, e gol di Romiti, pareggio. Romiti in superiorità numerica, anzi doppia superiorità, riesce a portare il Civitavecchia in pareggio, siamo sul 6 pari, mancano 2:11 al termine, quinta rincorsa, mentre ancora viene allontanato Andrea Muneroni. Punteggio ancora in parità, siamo a 131 secondi dal termine della partita. Ora Salerno, che ovviamente gli va benissimo la conquista di un punto qui a Civitavecchia, cosa che non va bene ovviamente a Civitavecchia. Proviamo a rubare il pallone, ancora sull'entrata, va a rubare il pallone Castello, attenzione ancora Castello, ma poi la palla viene recuperata ancora da Salerno col numero 9 Maccioni, fallo semplice, ancora Salerno avanti in attacco, Maccioni, l'anticipo di Zanetic, possiamo andare via, c'è l'espulsione. Espulsione, deve andare avanti a 1:43 Civitavecchia, time out di Pagliarini, c'è l'espulsione del Salernitano. Il 2, il numero 2 del basso, espulso a 2 minuti dal termine, meno di 2 minuti, Civitavecchia va a gestire questo uomo in più, sfruttando anche il time out. 23. Quindi questa è la situazione, 6 pari, uomo in più per il Civitavecchia. Abbiamo l'occasione per andare via, ricordiamo doppia espulsione prima, non concitato corpo a corpo, buttati fuori numero 4 Ruocco e Andrea Muneroni. 1 su 7 le superiorità per il Civitavecchia, a segno solo l'ultima che tra parentesi era anche doppia da parte dei civitavecchiesi, che adesso iniziano a manovrare, siamo a 1:40 dal termine. Chiarelli, palla che pesa in maniera tremenda, vediamo un po' come andremo a manovrare. Foschi, 2-3 finte di Foschi, la palla ancora a Zanetic, ovviamente è l'uomo più marcato. Castello non riesce a tenere il pallone dentro, prova a dare una palla dentro, assolutamente incomprensibile questa decisione di Castello. Andiamo con il nulla di fatto, ho sprecato l'opportunità, rimaniamo sul 6 pari, attenzione, vediamo anche l'espulsione. Espulsione di Castello, che si è ovviamente innervosito per l'errore e ha strappato per, come sempre accade, dopo un errore in attacco, poi il giocatore si innervosisce e viene quasi sempre beccato in fallo dagli arbitri. Quindi in questo momento dall'uomo in più andiamo all'uomo in meno, sul punteggio di 6 pari a 1 minuto dal termine. Situazione ovviamente difficilissima. Pagliarini sconsolato in panchina, questi attimi concitati e decisivi per la squadra. E siamo pronti a tornare in gioco vivo nel portiere avversario Palermo, che va sul fondo dello schermo a rimettere in gioco. A 1:07 dal termine, in pratica due azioni, ma Salerno ha l'uomo in più e siamo in parità, per cui l'eventuale gol sarebbe pesantissimo. Attenzione, ancora Markovic va a manovrare sotto porta, tutti in difesa.
difesa, i giocatori tutti schierati a guardia della porta difesa da Liscia, attenzione al tiro da fuori, potrebbe essere poi decisivo in questo caso Markovic, la palla in mano, posizione 1, la parata, rientra in campo, recuperiamo il pallone, la parata di Viscola, possiamo andare via, siamo a 40 secondi dal termine, ha parato Viscola. Pallone per pratica l'ultima azione, sono 15 secondi del possesso palla, 28 per giocare in attacco, per finire la partita, Checchini. Ancora Checchini verso Zanetic, ancora Zanetic, la palla in mano, prova l'alzo e tiro, Zanetic, parata del portiere. Niente da fare, para il tiro di Zanetic, rimaniamo quindi sul punteggio di parità qui a Civitavecchia. Probabilmente così finisce la partita, siamo a un secondo e 8 decimi. Ancora pallone, riesce a tagliarlo Foschi e rimaniamo in parità. Finisce qui al Pala Enel Marco Galli la partita in parità tra Tip Group Sarechi Salerno e SNC Enel Civitavecchia. Pareggio quindi della prima in classifica. La Rechi coglie un preziosissimo punto in chiave salvezza.